La maggioranza della popolazione della regione Emilia-Romagna vive in comuni con meno di 10.000 abitanti, circa il 78,8% del totale. Proprio in considerazione di tale quadro di frammentazione istituzionale, secondo la regione Emilia-Romagna ha da tempo avviato una politica di sostegno ai processi di aggregazione intercomunale. Berceto, come si vuole muovere in considerazione al riordino territoriale ed al sostegno delle unioni e alle fusioni di comuni? In base all'esperienza di questi 3 anni da sindaco, non ho dubbi, anche se vedo che tutte le altre istituzioni cercano di muoversi in un modo diverso, ma senza presunzione. Penso che non conoscano bene le cose e non facciano esperienza di quello che è successo. La comunità montana, soprattutto negli ultimi anni, è stato un fallimento, tanto è vero che con una legge regionale del 2008 è stata praticamente sciolta e adesso ne ha preso atto anche il presidente Bassi, e infatti dal 1 gennaio 2013 la comunità montana non esiste più davvero. Altre aggregazioni per i servizi come la raccolta dei rifiuti, come Montagne 2000, come l'assistenza servizi alla persona, cioè l'ASP, si stanno rivelando che peggiorano il servizio e accrescono i conti e accrescono tutti i costi a carico degli utenti. Io credo che il Comune debba tornare alle sue origini e far rispettare il dettato costituzionale. Un Comune tenuto a organizzare i suoi servizi nell'ambito comunale, e questo per il momento, anche se da bastian contrario, io credo che sia la cosa migliore. Per cui Berceto, sino alla fine, cercherà di rimanere solo nell'organizzazione dei servizi, di non creare e di non collaborare a creare altri carrozzoni pubblici che aumentano, come detto, i costi e peggiorano i servizi.